Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Adris, come sempre. Allora, come ben sapete ragazzi, ormai siamo arrivati a un livello del costo della benzina molto elevato, che è una cosa veramente assurda. Ci vogliono far credere per la questione della guerra, ma comunque ci sono anche le, come ben sapete, tutte le accise sopra, tutte le tasse. E tra l'altro stava girando su Facebook un'immagine, una locandina con tutte le accise che noi paghiamo sulle tasse della benzina, ad esempio il disastro del Vajont e poi altre che adesso non mi ricordo. Comunque, se ritrovo questa immagine su internet ve la metto qua da qualche parte, poi voi fermate l'immagine e vedete noi poveri italiani cosa paghiamo sulla benzina. Però io volevo farvi vedere un'app che forse molti di voi la conoscono, forse molti di voi non la conoscono, quindi ho detto boh, la faccio vedere in uno dei miei video. Sì, tra virgolette la sto sponsorizzando, ma non sono pagato per farla vedere, quindi non mi interessa, perché comunque mi è sembrata diciamo buona come app, e ti va a indirizzare tutte le stazioni di benzina, quelle che ci sono nella tua zona, dalle meno care alle più care. Comunque tu scegli quella che vuoi e tu cliccandoci sopra ti fa vedere l'indirizzo e puoi andare poi con la macchina e fare benzina. Allora, un attimo che adesso faccio solo avvia lo schermo, così la vedete in anteprima anche voi. Allora, l'app si chiama Prezzi Benzina e come potete vedere qui c'è la cartina con tutti i distributori con i loro prezzi, 2,33 euro, 2,20 euro e via discorrendo. Però sotto, dove c'è scritto home, abbiamo anche chilometri vicini. Se noi andiamo a cliccare chilometri vicini, ci dice quelli che sono vicini dalle nostre parti, ok? Comunque sono tutte care, ragazzi, 2,28 euro, 2,16 euro forse è il meno caro. Poi abbiamo, vabbè, la home, vabbè, non c'è niente, è solo pubblicità. Preferiti, qui non c'è nulla. La mappa, che è quella di prima, la potete rimpicciolire e vi fa vedere tutti i paesi di dove siete voi, e vi fa vedere tutte le pompe di benzina con il loro prezzo. Quindi a me sembra buona come app, funziona. Quindi voi siete, che ne so, faccio un esempio stupidissimo, Roma, lui vi localizza e vi fa vedere quelle vicino che costano meno, che ormai siamo tutte al di sopra di 2 euro. Qui ce n'è uno a Ceretta, che è un paese qua vicino, a 2,15 euro. Ma ovviamente io, che sono di Torino, non vado fino a Ceretta per fare benzina, me ne cerco uno più o meno vicino qua. Cioè questo qua, 2,39 euro, cioè 0,39. Comunque ragazzi, la benzina, si sa, ha sempre fatto questi sbalzi, prima sale, poi scende, poi sale, poi scende. Adesso con la scusa della guerra in Russia, qua stiamo facendo un bordello. E niente, spero che questo video vi sia stato utile, no? A me sì, sinceramente, perché comunque un attimo che devo togliere sta benedetta, ok, qua, ok, è utile, perché se vogliamo trovare nella nostra zona, ripeto, una pompa di benzina che costa poco, poco, ma stiamo parlando di centesimi, perché tanto ormai tutti sui 2 euro, non trovate più meno di 2 euro per il momento. Però funziona.
Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like qua sotto, un commento e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui miei video. Purtroppo questo fine settimana non sono riuscito ad andare a vedere dei luoghi abbandonati, ma penso che lunedì forse uscirà l'ultima parte del manicomio di Mombello, poi spero di farne altri perché ne ho di progetti. Ma una cosa che vi consiglio, se dovete fare anche voi Urbex, non andate mai da soli in questi posti, perché comunque sono sempre posti diciamo malconci, non si sa mai cosa può succedere, potete trovare qualcuno, potete farvi male perché sono diroccati questi edifici, quindi è sempre meglio andare almeno in due. Sto periodo i miei amici non potevano, quindi io da solo non ci vado e quindi ho voluto fare questo video qua per metterlo un po' in mezzo ad altri. Ok? Quindi ragazzi, ripeto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.